Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxic Gamer 88 e oggi siamo qui con Far Cry 4. Cominciamo subito. Abbiamo delle missioni principali da fare che sono in quella direzione. Sto mirando. Quindi andiamo direttamente lì. Vediamo se abbiamo uno spostamento rapido. C'è uno spostamento. Un attimo. Non è vero perché. Allora ci andremo con il nostro furgone. Andiamo. Cominciamo subito questa avventura. Come avevo detto nel precedente video, oggi continueremo la missione principale. La velocità, spostati. È morto per strada, ma non ci interessa. Tagliamo per i campi. Oh, sì. Sì, vai, tranquillo. Usciamo da qui. Allora, come arma voglio il mio fucilozzo. Si può perquisire? Sì. Tocchiamo il culo. Quindi andiamo subito. Oh, un attimo, c'è un manifesto. Quando posso li tolgo. Se li trovo tutti bene, se non li trovo tutti. Vaffanculo. Più di questo non posso fare. Dov'è l'altro? Mi dice che è qui, ma non è qui. Non fatemi perdere ora. Il maiale. Oh, un attimo. Ci serve come il pane. Dov'è? Ti devi fermare. Ma faccio così che è meglio. Infatti. Un altro maiale ci serve. Vieni qua. Puff. No. Ma perché non lo miri? Fanculo. Allora, credo che per la faretra ci serviva questo. Dov'è? Creato. E poi siringhe. Ah, per lo zaino altre due ce ne servono. Mi serve subito il maialino. L'abbiamo fatta. Credo che il video sia iniziato abbastanza bene. Così. Ce la faccio a costruire anche lo zainetto che mi serve come il pane. Perfettissimo. Allora continuiamo. Qui c'è un forziere, raccogliamolo subito. Che lentezza però, dai. Mettiamo il nostro mitra. Non so perché i maiali non me li dava nella mappa, però chi se ne frega. E prima di cominciare la missione devo fare un po' di rifornimento. Dov'è? Scusate, il rifugio, grazie. Mamma mia, senso dell'orientamento zero. Rifornimento, ok, vendi. Adesso che abbiamo ampliato tutto, vediamo se ci sono nuove armi. Lo Scorpion, vabbè. Questo non mi serve. Questa è bella, però vabbè, devo vedere poi meglio. Questo lo utilizzerei anche, armi uniche, ne avevo sbloccate. Ammazza elefanti, spezza cuori. Voglio il fucile da cecchino proprio. Vabbè. Pensavo di non rivederti più. Oh mio Dio. Ha avuto un orgasmo appena ci ha visto.
Dov'è? Vediamo cosa ci dicono i nostri compagni. Cazzo, Saballa! No! Sei solo una spacciatrice! Se ecco fossi in te, sei. Non entrerei lì dentro. Sai che mi ricordi? Di cosa stanno discutendo? I soldati di Pagan Min stanno per attaccare uno dei campi. Per Amita la priorità sono le informazioni recuperate dai guerriglieri. Sabal pensa che siano più importanti le persone. Avete commesso da dei crimini contro gli dei? Abbastanza. Oh, la discussione è sempre la stessa, le loro idee non cambiano. Che razza di uomo sei? Senti, io non voglio disturbarti, ma sei Ajay Gal, vero? Grazie per il tuo aiuto. Lo apprezziamo davvero tutti. Avete commesso dei crimini. Sono in debito con il sentiero d'oro per avermi salvato, ma in realtà sono qui solo per spargere le ceneri di mia madre. Forse. Ma ora hai visto cosa ha fatto Pagan al paese. Sei il figlio di Mohan Gal. Che ti piaccia o no, hai un dovere verso il Kirat. E quindi le tue scelte hanno un peso. Ci serve qualcuno che rompa questo stallo tra Amita e Sabal. Ricordalo quando sarai lì dentro. Oh, fa pure. Fallo, così Ajay vede che razza di uomo sei. Si parla di vite. O agiamo o la gente muore. Si parla di guerra. Abbiamo bisogno di quei dati. Stiamo parlando di soldati da usare. Ricordi che hai detto di Darpan? E se anche dovessi scegliere tra Darpan e i dati, io sceglierei i dati. Scelta. Ah, le missioni equilibrio di potere sono critiche per il sentiero d'oro, ma Amita e Sabal hanno obiettivi diversi. Nuovi obiettivi, missioni future, tralala, non ci interessa. Allora. Vediamo chi aiutare. Uno deve aiutare persone, vuole aiutare persone, l'altro vuole salvare dati, siccome delle persone non me ne frega assolutamente un cazzo perché sono venuto qui per uno. Per un altro motivo faremo così. Non falliscono. No. Aiutami la signorina, vediamo cosa. Se ci parli. La tetta gli devo cliccare, va bene. Amita, posso farti avere i dati. Ok. È da un po' che si parlava di un grande attacco. Poi hanno colpito Banapur. Ma non mi torna. Credo ci attaccheranno in forza e i dati potrebbero confermarlo. Non abbiamo notizie dal campo, dall'assalto al villaggio. Fa attenzione, ok? Allora, possiamo scegliere cacciatore o preda. Missioni di equilibrio di potere. Sì, accettiamo, via. Non voglio perdere tra i tempi. C'è qualcosa, grande? Dov'è l'altro? Velocità. Vediamo dove andare. Andiamoci subito. Non so l'obiettivo. Sei proprio bello lontano. Vabbè. Dai, con velocità. Dobbiamo farci un chilometro. Ma questo non ci ferma. Fanculo, va. Andiamo a fare questa missione. Scusate, volevo. C'è il girocottero? Grande, c'è il girocottero. Senza paura per la libertà, leader rispettata, supera. Almeno non c'è questa musichetta del cazzo che rompe i coglioni. Deve andare, no. Mi sposto. Qua
è tutta una norma, tutto controllato. Non si deve lamentare, non si sa mai se cosa gira in una maniera molto più. E lascia provare lì. E infatti, bella cagata. Vai. Ma scherziamo, sto cosa manco sale. E vabbè. Cioè dopo 1000 metri di altezza proprio è esploso. Io sapevo che andavano in stallo gli elicotteri anche ieri, però vabbè, qui esplodono direttamente. Pensavo di non rivederti più. Utilizzeremo sempre il girocottero se siamo ancora lì. O anche no. Ah no, invece sì. Non voglio annoiarvi più di tanto. Andiamo al raso terra, più di questo. Vai. Calati, se ne muovi. Alcune zone non le sblocco perché non voglio perdere troppo tempo. Devo andare subito a fare la missione. Questo è sempre uscito da Dio. Scendi. Non ci andrei con questi posti. Se non ho più la mano. Andiamo. Cacciatori. I cacciatori sono unità silenziose e letali che comunicano tramite fischi e riescono a vederti attraverso la vegetazione. Vabbè. Sono capaci di incantare i predatori in modo che attaccano te invece dei soldati. Se li troviamo, però prima devo andare a fischi. Quanta la distanza? Scendi. Vediamo se qua c'è qualcuno. Non vedo nessuno. Almeno per ora. Un po' di erba non fa mai male. Io qui non vedo nessuno, la cosa non mi piace alquanto. Se loro mi danno delle zone, mi ispezionano i corpi. Vabbè, prima andiamo in questi vicini. C'è un pollo. Vabbè, ma dai, che prendi fuoco a cazzo di cane. La strada verso il futuro. Bla bla bla. Ve lo lascio qualche secondo affinché possiate leggere con tranquillità. In caso stoppate il video e proseguite. E vediamo cosa c'è. Andati trovati. Uno su tre. Tanto sono sicuro che prima ci fanno trovare i dati e poi ci mandano una marea proprio di persone, nemici, di tutto. Dove? Cazzo, c'è qualcuno che mi spara?
Dov'è? Non lo vedo. Guarda, è proprio un figlio di troia. Maledetto. Oh, Cristoforo Colombo. Curati. E spogliamo il culo. Dove quel frocco? Quel finocchio di merda dove? Deve essere più becco, proprio ti apro il culo, dove sei? Sono da vicino. Sì, ma ci mancano ancora 2 su 3. Quindi dovrebbero essere qua sopra. Attento prima che ci appizzano una freccia in culo. Mettiamoci. Fermati per... Vaffanculo. Curati. Dai, dove sono questi dati? Non mi fate perdere mille ore per una missione. Cercherò di caricare una missione a video. Guarda quello, proprio. No. Dov'è? Vabbè. Allora, avete rotto i coglioni. Curati. Allora, dove sono le armi? Andiamo. Usiamo questo, va. Dov'è l'altro? Se soltanto lo vedo. Che cos'è? Veloce! Sì, la guardia, infilatela pure in culo e siamo a posto. Ma se vi trovo proprio vi apro il culo in una maniera abusiva. Vai. Cioè, ma scherzo, lo vado a prendere normale, mi sono rotto i coglioni, ho stazioni stealth del cazzo. Amori. Ci manca l'ultima serie di dati e siamo a posto, andiamo. E si trova nella parte più interna. È più vasta, quindi. Attenzione, vabbè, chi se ne frega, andiamo. Non vedo nessuno. Ma dove siete? Cioè, ora non uscite. Vabbè, esagerato. Questo cade pure da 1 metro e si frattura tutto. Naturalmente ci beccano anche sotto l'acqua. Curati. Sali. Sali. Che cazzo c'è qua? Trovati. Ok, via.
Checkpoint raggiunto, credo che la missione sia conclusa. Amita, ho i dati. Ok, Ajay. Ora vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Andiamo all'altro campo. Proprio regalito, è vero, ma siamo... Oddio, non vedo niente. Un attimo. Non so se ho un bug. Proprio nel punto del... Scendi, scendi qua, scendi qua, vai. E scendi, cazzo, 2 ore ci sta per scendere sta merda di motocicletta. Cazzo a questo. Bacia la mia là. Un attimo, che cosa mi senti? Curati. Guarda questo. Sì, alla 2 ore ci sta. Oh, c'è 3 ore per curarsi. Si guarda anche il buco del culo, ma naturalmente è lento. Se uno vuole fare un'azione un po' più movimentata, qualcosa di più avvincente, no, devo farlo per forza di stealth e vi devo annoiare per forza. Cazzo. Allora, ammazza questo. Ora entra in casa, entra in casa, entra in... Adesso dice, camperiamo. Cioè, uno li colpisce, ci spara tutte cose, no. Allora facciamoli stealth, visto che devono rompere i coglioni, facciamoli stealth. Palle. Così come i noob a camperare. Il lupetto lo ammazzo dopo, perché prima lo voglio ammazzare a questo finocchio qui. Cercate ovunque! Ho seguito. Un attimo che. Non so perché. Si è bloccato il programma. La mia lama ti dà il bacio della morte! E ti sparo nei coglioni, testa di minchia. Porco il... Cristoforo Colombo, so. Ma curati con velocità, porco il mondo! Lo ammazza sto cane di merda. Non è possibile, ma dai. No, non lo taglio, non vi preoccupate, vi farò vedere tutte le morti, però a volte il gioco va a puttane da solo. E mi sa che devo fare qualche missione. Prima ammazzo lui. Ma se io ti miro. Ti separo la spalla dal torace. Ora di sanguinare. Ok, il cane è morto. Curati. Ma curati, Cristoforo. Cioè, ma non si cura, ma dai. Ma stiamo scherzando. Sì, usa il silenziatore per infilarmelo in culo. Dobbiamo riprovare fino a che non ci... questo lupo di merda che mi rompe anche con lui. Uè! Trovate il pericolo ed eliminatelo! Eccoti qua! Dove sono? Guardo come un animale! Dove? Curati. Ma perché sei così lento? Porco il mondo. Allora facciamo in un'altra maniera, perché ho capito, già mi sono rotto il cazzo.
Ce ne sono qui persone, dove sono? Cioè spuntano all'improvviso, mi volete dire? Lo facciamo se lanciamo l'esca e vaffanculo. Quello l'ho ammazzato. Ma perché non lo miri bene, cazzo? Ti taglio a pezzine. Ora di sanguinare. Ma siamo... Metti l'arma. Metti la perduta arma di merda. Non rompere i coglioni. Curati. Di nuovo, adesso muore. Mi serve un posto per ripararmi un attimo. Un fortuito attimo per... No, ragazzi, sto cominciando a innervosirmi veramente. Ma granata, prima gli ammazzo il lupo di merda perché ho capito che è quello che rompe i coglioni. Vaffanculo lo stealth e tutto il resto. Ok. Ma perché si blocca pure il portato programma di registrazione? No, ma se dura veramente tanto la mando a fare in culo questa missione. Perché non è fattibile. Non nulla a dire. L'ho lanciata l'esca, Cristo Dio, l'ho lanciata, vedi? Adesso rompere i coglioni e fa questa merda di missione. Oh, finalmente. Puoi prenderlo, cazzo, fermo. Ma scherziamo che non lo prende, porco il mondo. Prendi sta cazzo di cosa. La metti l'arma buona, guarda come un animale. Mettiti qua. Ti taglio a fettine. Vediamo quanto è affilato il mio colpo. Muori. Dov'è l'altro? Forse ce l'abbiamo fatta. Dopo 2 ore a cazzeggiare con questi finocchi di merda. Dolore in arri. Ma dove cazzo? Ti ho deluso, mille. Oh cazzo, ce n'è. C'è più nessuno, si sono tolti dal cazzo finalmente. Ok, curati. Mamma mia, proprio uno schifo. Ma cosa stai facendo? Chi cazzo mi spara? Chi è sto finocchio di merda che mi spara? Ecco, cazzo, ti giuro. Vieni qua. Allora, vieni qua. L'altro dove? Dobbiamo andare dentro. 2 ore per curarsi perché ho un frocio di merda, ma quello è un dettaglio. Eccolo qua, vieni qua. Oh, missione completata, porco cazzo, finalmente. Amita, qui sono tutti morti. E dei dati che cosa mi dici? È una mappa di una specie di tempio. Ok, Ajay, sembra importante. La esaminerò. Grazie per esserti fidato di me. Ok, qui. E lui prende fuoco pure col cazzo, sto finocchio di merda, ma vabbè. Abilità, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Questo ci servirebbe un poco. Lo prendiamo.
abbastanza, vabbè, cazzate varie. Quindi la meta qui del sentiero d'oro, ma non ce la fai con cazzo. Quindi quello scambiato. Saccheggiamo un pochino. Quindi ragazzi, termino questo video, anche perché dopo essere morto mille volte voi le guarderete tutte le mie morti. Ci vediamo alla prossima. Però prima di salutarvi definitivamente, voglio vedere se riesco a ammazzare un elefante, che sembra un rinoceronte. Spettacolo, ammirate come un rinoceronte distrugge l'avamposto nemico. Intanto io ammazzo qualcuno. Dai, mi serve la pelle, vaffanculo. Ma devo salutarvi, ma prima farvi vedere come si ammazza un rinoceronte, ma mi sa che non sono del livello giusto. Cazzo, cazzo, sono alle spalle. Cioè io ho sparato di davanti, ma guarda proprio. Dov'è? Dov'è l'abbattimento? Curati. Un'altra morte gratuita. Lui 2 ore per curarsi. E noi cosa facciamo? Dobbiamo fuggire. Ok, abbiamo scoperto dove sono i rinoceronti, ma non abbiamo né frecce a sufficienza per sconfiggerlo e nulla per contrastarlo. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, commentate, iscrivetevi, fatemi sapere se vi sta piacendo la serie, vi sta piacendo come mi tritano, è questione temporanea, il tempo che sblocco qualche abilità, e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!